Grazie al professore Petruzzella che si deve allontanare. Una brevissima notazione sul rating di legalità, idea che può essere molto utile, ma proviamo ad incrociare i dati. Il rating di legalità è previsto dalla legge per delle imprese che hanno volumi d'affari elevatissime. Oggi, attraverso la voce della dottoressa Merula e anche attraverso la relazione del professore Purpura, scopriamo che le imprese mafiose si annidano tra quelle che hanno volume d'affari piccolo. Quindi, se vogliamo creare competizione all'interno di questo segmento in cui i volumi d'affari sono più piccoli di quelli previsti attualmente dalla legge, forse bisognerebbe pensare a fare in modo che questo rating della legalità vada a premiare anche imprese più piccole nelle modalità che si ritiene più adeguate, anche perché dobbiamo ovviamente incentivare anche i piccoli ad essere legali, non solo i grandi, che magari possono avere qualche incentivo in più perché sono in grado di tollerare meglio i costi della legalità, i cosiddetti costi della legalità. Dopo questa breve notazione, volevo introdurre brevissimamente l'intervento del professore Giuseppe Di Chiara, preside della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università Core di Enna, professore di procedura penale e processual penalista, amato da molti di noi che ci siamo occupati di processo penale, perché ci aiuta spesso a ragionare anche al di là delle nostre prospettive quotidiane di magistrati e di operatori del diritto. E oggi gli chiediamo proprio di fare questo, di aiutarci a vedere questa prospettiva caleidoscopica del procedimento di prevenzione, dove c'è passato, presente e futuro del bene sequestrato all'interno di un giudizio che non si occupa del passato, è un giudizio in azione, un giudizio che riguarda un bene che continua a proseguire la sua corsa fino alla confisca. Molte grazie Presidente, è per me un onore prendere la parola e confesso è anche una grande emozione in una sede prestigiosa e straordinaria come questa. In tecnica della narrazione e poi in estetica del cinema, a partire dagli anni 60 del secolo scorso è stato elaborato un concetto considerato chiave, è il concetto di autore implicito. Per autore implicito, molto semplicemente, si intende l'idea di autore che il lettore desume dal testo. Il saggio fondamentale che ha messo a fuoco questo concetto in Critica Letteraria è un saggio del 1961 di un critico letterario americano, Wayne Booth, e Booth nel 61 scrive che l'autore implicito sceglie coscientemente o incoscientemente ciò che noi finiamo poi a valle per leggere e noi lo induciamo, ne induciamo l'immagine, ne fruiamo, ne mettiamo a fuoco l'immagine come versione ideale e creata dunque artificiale del real man, dell'autore reale. Infatti l'autore implicito, conclude Booth, è the sum of his own choices, la sintesi delle scelte singole proprie effettuate dall'autore reale o al plurale dagli autori reali. Dunque, l'autore implicito è l'autore come si rivela a noi lettori nell'opera. Questo modello è stato definitivamente messo a fuoco alla fine degli anni 70 del secolo scorso da un altro critico letterario americano, Chapman. Infatti, normalmente si parla di modello di Booth-Chapman, e Chapman nel 78 in particolare dice: l'autore implicito ha istituito un rapporto comunicativo segreto con il lettore. I passaggi sono quattro, in altri termini. C'è l'autore reale dell'opera, c'è questo modello di autore implicito che è seminato dall'autore reale, ma di cui poi noi a valle, quarto passaggio, lettori, fruiamo, e in mezzo, terzo passaggio, c'è il narratore. Il narratore è ciò che l'autore reale vuol presentare agli occhi del lettore, del quarto punto della situazione di valle assoluta, per così dire. Ma c'è una specie di patto segreto tra l'autore implicito e il lettore, ci si dice, alle spalle del narratore, perché poi alla fine le messe a fuoco che contano sono quelle sì seminate a monte,
ma raccolte anche in termini autonomi a e da valle, cioè dai lettori per l'appunto. Premessa che parrà del tutto curiosa rispetto a questi temi e rispetto a questo contenitore, e che tuttavia di qui a qualche momento vorrei un attimo riprendere per portare a termine un minimo di ragionamento circolare che non intende chiudere nulla, ma semmai aprire al solito ponendo domande. Il focus del tema che è stato affidato alle mie cure dal sapere vulcanico del professor Provenzano e dalla finezza straordinaria del consigliere Tona, che ben conosciamo, e la coppia sotto questo profilo poi produce queste scenografie straordinarie che si sono dipanate lungo il corso di questa giornata e a cui siamo abituati per molti aspetti. Il focus di questo tema sta proprio in questo concetto di giudizio in azione, è un concetto che è stato elaborato, messo a fuoco dalla dottrina penalistica in qualche modo, con peculiare riferimento ai reati permanenti che vengono intercettati dall'accertamento giurisdizionale, a volte, come dire, mentre questo cinema si sta svolgendo, per dir così. E quindi questo giudizio in azione con riferimento alle tematiche cronologiche, passato, presente e futuro, del bene sequestrato nel procedimento di prevenzione in REM, evoca l'idea, la dorsale fondamentale del rapporto dell'accertamento giurisdizionale con il fluire del tempo. Il tema di tempo e processo è per la verità un tema tradizionale, un tema culturalmente e teoricamente ricchissimo, che qui però ovviamente metto del tutto da parte perché non è l'oggetto della nostra riflessione. Qui piuttosto dovremmo provare ad addentellare con un pizzico di fantasia tempo processo da una parte e mercati, contenitore del nostro pomeriggio di studio per l'appunto, dall'altra. Mercati economici, mercati finanziari, ma anche mercati culturali. E in questo vorrei qui richiamare, tornerò tra qualche momento ancora su questo punto, quanto ci diceva il professore Visconti in apertura della sua relazione brillantissima. In apertura ha sviluppato un ragionamento di carattere culturale sulla necessità di una antimafia plurale e pluralista, e credo abbia detto delle cose di focale importanza per noi all'interno del nostro tema oggi, ma per noi tutti, come cittadini anzitutto, all'interno di questi ragionamenti. Riprenderò il punto tra qualche secondo. Dunque, tempo e processo è processo di prevenzione in REM come processo in azione che ragiona, intercetta, produce una serie di risultati quanto al passato, al presente e al futuro del bene sequestrato. Indubbiamente il regista di questa operazione, che è il giudice della prevenzione, come dire, si occupa di passato, di presente e di futuro del bene sequestrato, perché accerta i presupposti ritessendo trame passate attraverso quegli addentellati che sono la lente degli accertamenti probatori, dispone per il presente, per il tramite di provvedimenti interinali in vista dell'ablazione del bene, e ne progetta per il futuro un percorso di restituzione al mercato legale. Dunque, come dire, disegna un piano di navigazione e lo attua verso il mercato legale per il tramite di figure professionali e istituzionali diverse che tuttavia, come dire, sono coordinate da questa regia unitaria in apicibus. In verità, se ci pensiamo, l'asse passato, presente e futuro nel suo addentellarsi con l'accertamento giurisdizionale non è certo tipico soltanto del procedimento di prevenzione antimafia in REM. Gli esempi sono svariati, sono molteplici. Il primo esempio che viene in considerazione è sicuramente quello che attiene alle procedure concorsuali nella crisi dell'impresa, ma
Gli esempi potrebbero davvero anche dirigersi verso terreni anche molto distanti rispetto a noi, anche nella gestione della crisi del matrimonio con riguardo ai rapporti tra coniugi e alla tutela della prole di minore età, c'è la stessa cosa, diciamo in termini generali, c'è un'attenzione in chiave probatoria nell'accertamento dei presupposti per il passato, ci sono provvedimenti emessi nel presente e per il presente che si rivolgono a sviluppi, come dire, cogenti di carattere futuro in termini di garanzie e di tutele per l'appunto. Eppure, se ancora continuiamo a riflettere su questo punto, tutto l'accertamento giurisdizionale penale, quello classico, quello ordinario del processo, come dire, ordinario di cognizione per l'appunto, si addentella con passato, presente e futuro. In fondo il giudice penale ordinario, nel momento in cui è chiamato ad accertare l'esistenza di un reato e la responsabilità penale di un imputato, lo fa attraverso un accertamento di tipo storico, ma con tutte le profonde differenze che conosciamo rispetto alla storicità tradizionale, con riferimento appunto all'accertamento dell'esistenza del fatto e dell'attribuzione del fatto stesso all'imputato, dispone per il presente e attraverso poi l'opera di sentencing e quindi di commisurazione della pena si dirige verso il futuro in vista della realizzazione di scopi che sono presieduti dalla norma faro di cui all'articolo 27, terzo comma della Costituzione. Allora i denominatori comuni, come dire, appiattiscono tutto, cioè stiamo parlando di fenomeni che riguardano il tempo passato, presente e futuro dell'accertamento procedimentale che è uguale per il processo penale di cognizione, per il fallimento delle procedure concorsuali, per il processo civile sulla crisi del matrimonio e per il processo di prevenzione antimafia, il REM. Ovviamente non è così, perché l'individuazione di questi denominatori comuni nello stesso momento in cui lo stiamo facendo evidenzia anche le profonde differenze tra i vari fenomeni, e ce n'è una che è in fondo tanto evidente che forse a primissima vista per questo corre il rischio un attimo di sfuggire. Se proviamo a confrontare quel che accade, ovviamente in una parola soltanto, quel che accade nel rito ordinario di cognizione, quello per accertamento di un reato classico, per così dire, e il procedimento di prevenzione antimafia in REM, c'è una caratteristica che non può sfuggirci. Il giudice della cognizione, che pure si occupa di passato, di presente e di futuro, sa che dopo di lui potrà intervenire all'occorrenza un altro, o meglio altri, soggetti istituzionali dotati di giurisdizione, che sono il giudice dell'esecuzione, se addivengono problemi, se intervengono problemi sul titolo e sull'esecuzione del titolo, e soprattutto il giudice di sorveglianza in termini di giurisdizione rieducativa. Mentre tutto questo nel passato, presente e futuro del bene oggetto di attenzione nel procedimento di prevenzione antimafia in REM non c'è, perché la regia unitaria è interamente nelle mani, come organo giurisdizionale, del Tribunale di Prevenzione, il quale sa bene che dopo di lui non ci sarà nulla, non ci sarà alcun posto che nel rito ordinario è occupato invece dal giudice dell'esecuzione e dal giudice della sorveglianza per l'appunto. Per carità, è evidente che in queste vicende potranno intervenire anche altri organi giurisdizionali con altri oggetti, potranno esserci delle impugnazioni, ma è cosa diversa ovviamente. Potrà intervenire il giudice fallimentare o il giudice del lavoro, e accade nell'esperienza operativa, è ben noto, ma anche qui è diverso e non incide minimamente sulla regia forte unitaria e sulla enorme responsabilità che grava sul perno del giudizio di prevenzione e dunque soggettivamente parlando sul Tribunale di Prevenzione per l'appunto. E poi c'è l'addentellato dei mercati, delle relative regole e anzitutto
delle regole non giuridiche per l'appunto. Anche su questo, a volerci pensare, non c'è una novità strabiliante quanto al procedimento di prevenzione antimafia IREM rispetto ad altri settori, ma ci sono comunque elementi di differenziazione così vistosi che non solo consentono ma impongono di fare un ragionamento profondamente diverso che altrove. Mi spiego. Si sa che oggi, da 10 anni grosso modo a questa parte, dovremmo dire in Italia da una ventina d'anni, se allarghiamo lo sguardo agli Stati Uniti i decenni si ampliano sicuramente, ma gli ultimi 10 anni sono stati particolarmente intensi da questo punto di vista. In Italia si conosce la complessità dei dialoghi tra, come dire, fisionomie tradizionali del libero convincimento del giudice e aree di espansione della galassia della nuova prova scientifica. Anche qui c'è sicuramente la necessità che il giudice, come dire, si svesta di abitudini mentali inveterate e si apra al nuovo. Come? Attraverso una capacità di gestire da giudice una sintesi superiore rispetto alla tesaurizzazione di questi saperi specialistici, sintesi superiore tale per cui questi saperi sono oggetto di affidamento da parte del giudice, ma nel contempo il giudice deve essere in grado di dominarli, di coordinarli verso un'unità di decifrazione. Insomma, continuiamo a pensare, a mettere a fuoco l'immagine di un giudice che sia regista e che sia moderatore di un dibattito, responsabile dall'altra, e viene fuori sotto questo profilo una indicazione ben precisa, che per la verità è stata oggetto di riflessione, forse a volte un po' frammentaria, sul piano metodologico generale, che ancora dovrebbe essere oggetto di riflessione nell'ambito della magistratura associata e anche nell'ambito della magistratura istituzionale, dei corsi di formazione permanente organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Come dire, si affaccia l'idea della esigenza di una nuova cultura della giurisdizione che nel versante della prevenzione patrimoniale antimafia, per l'appunto, si veicoli attraverso una nuova cultura della giurisdizione che sia consapevole delle regole non giuridiche dei mercati, della dimensione economica coinvolta, proprio allo scopo di far sì che il giudice sì si affidi ad altri esperti nel contempo, ma occupi la poltrona più rilevante, di massima responsabilità all'interno della cabina di regia, altrimenti si smarriranno le redini e la conseguenza sarà sostanzialmente quella per cui si perderà di vista l'unitarietà della giurisdizione esercitata, con le conseguenti frammentazioni delle responsabilità e in fondo le derive a cui qualche volta è capitato appunto di assistere. Ma, e vengo alla parte finale di questo intervento, tutto questo dovremo ora provare un secondo a riprenderlo alla luce di quella premessa dell'autore implicito da cui curiosamente poc'anzi partivamo. Ci serve quella premessa perché adesso dovremmo provare un secondo ad assumere come punto di osservazione quello dei fruitori di queste manovre, dei fruitori a più titoli del proposto, del titolare del bene, dei terzi coinvolti, del cittadino per l'appunto. Insomma, dovremo prendere in considerazione i punti di osservazione di questo fenomeno, di questa giurisdizione in azione sul passato, sul presente e sul futuro del bene sequestrato, con gli occhi, pur molteplici, di chi ricostruisce il mosaico dell'autore implicito. Gli attori privati delle vicende del bene economico, il proposto, dicevamo poc'anzi, ma anche gli eredi, i lavoratori, l'indotto, in via, come dire, artificiale, i difensori, e poi, sempre da questo versante molteplice come punto di osservazione, della collettività,
Entra in gioco la percezione sociale di giustezza e di efficienza della vicenda di prevenzione patrimoniale e oggi sappiamo quanto sia di capitale importanza la gestione anche mediatica, e non è un riferimento casuale ovviamente, di come questa percezione sociale viene vissuta o eventualmente viene veicolata. Gli attori istituzionali dotati di imperium della vicenda di prevenzione in REM, possiamo dire, scrivono una storia. Scrivono una storia collettiva. Sono gli autori materiali, molteplici, di questa storia per l'appunto. Eppure questa storia non è un racconto, è una performance, è un narrato performativo, perché cambia profondamente la realtà. Non è, insomma, potremmo dire un telling a story, ma è un making a story. A valle, i fruitori di questo raccontare una storia facendola e cambiando le cose, cambiando la realtà, sono sì in grado di, come dire, disaggregare i singoli ingranaggi, ma per lo più anche per il tramite di qualche semplificazione visiva in chiave a volte di distonia, ne colgono l'intima unitarietà. Insomma, quel che accade nel proscenio del discorso pubblico è che impressionisticamente l'immagine unitaria, anche di tipo emotivo, come dire, prevale sulle disaggregazioni analitiche. Dunque, la storia è scritta dagli attori istituzionali dotati di imperium del procedimento di prevenzione e ciascuno la scrive per le proprie competenze, interloquendo con gli altri, ed è questo l'ultimo passaggio su cui vorrei soffermarmi perché credo sia il passaggio cruciale, e però a valle ci sono dei fruitori che colgono un'immagine unitaria in qualche misura di autore implicito, con la conseguenza che in realtà, se i vari autori materiali non si interfacciano bene tra loro, la percezione che a valle si ha da parte dei fruitori, collettività o soggetti privati coinvolti di questo autore implicito, corre il rischio, come dire, in qualche modo di far prevalere gli elementi, questa volta disaggreganti nel senso negativo, rispetto agli elementi delle sintonie, per l'appunto. Alla stregua di quali criteri, allora, il Tribunale di Prevenzione, il giudice delegato e l'Agenzia Nazionale che gestisce i beni confiscati e che aiuta nella gestione dei beni sequestrati fino, in un certo modo, fino alla linea della confisca di primo grado, in che modo, alla stregua di quali criteri, questi attori istituzionali dotati di potestà d'imperio, diremmo, di imperium per l'appunto, collaborano tra loro? Sappiamo che i reperti normativi sono scarsi e sfumati da questo punto di vista, prevalgono sotto questo profilo più che altro le clausole generali. E tra questa ne prevale una che ha una gloriosa storia concettuale di elaborazione alle spalle e che noi siamo stati abituati, fin da piccoli diremmo, a chiamare leale collaborazione. Si sa che le messe a fuoco più importanti sulla metodica operativa della leale collaborazione sono state scritte nel corso del Novecento anzitutto dalla dottrina americana, a proposito dei raccordi tra organi costituzionali. La dottrina americana, Strauss e Sunstein anzitutto, ha rimarcato il dovere delle istituzioni, hanno scritto questi due autori, to make the Constitution a workable scheme, con questa sempre straordinaria capacità dell'inglese di radunare in una sola parola concetti anche complessi, a workable scheme. La Costituzione funziona a condizione che i soggetti istituzionali la rendano uno schema operativo workable, che può funzionare, che
si mette in moto e gira bene, insomma, sostanzialmente. Dobbiamo utilizzare una circonlocuzione di parole per rendere questa parola, che in realtà è molto più chiara di qualunque insieme sotto questo profilo, e ciò in un sistema sorretto da una institutional interplay, si è detto. Insomma, il riferimento è a quella collaborazione costante e informale di cui Luigi Einaudi aveva parlato in tempi a noi lontani, ma con parole e, come dire, messe a fuoco talmente cristalline che in realtà finiscono per non avere né spazio né tempo. Leale collaborazione, in termini molto molto concreti sul piano operativo, significa sintonia funzionale, per l'appunto, e se la sintonia non funziona, gli effetti deleteri sono molteplici e sono sotto gli occhi di tutti. Sì, si dirà, queste sono parole belle, magari, ma il problema è farle vivere nella quotidianità spesso molto, molto prosaica. Insomma, dovremmo chiederci, al di là dei massimi sistemi, qual è il confine tra leale collaborazione, diritto alla libera e franca espressione di opinioni tecniche nei dialoghi istituzionali, insomma, dialettica fisiologica, che è una virtù e una risorsa, tra attori istituzionali e, d'altra parte, uso degli strumenti di comunicazione nell'agone pubblico, insomma, ancora una volta, discorso pubblico. E qui lo sappiamo bene, in questa sala lo sappiamo ancor meglio, per l'appunto, non ci sono ricette d'autore prestabilite pronte per l'uso, una specie di take away. Ci sono solo valutazioni prudenti, caso per caso, e allora l'altra parola chiave, accanto a leale collaborazione, diventa, metodologicamente parlando, prudenza, per l'appunto. Prudenza come anima, filo, ago e metodo maestro nella tecnica del dialogo istituzionale, e quando uso la parola tecnica continuo, in termini quasi di cortocircuito mentale, a pensare che in greco antico tecne non è tecnica ma è arte, per l'appunto. Permettetemi solo un minuto e poi chiudo, di spendere appena qualche parola, allora, da cittadino, senza alcun titolo di titolo anteposto al mio nome e cognome, spendendo delle parole che forse sono anche emotive, che forse sono anche romantiche, ma fa parte forse un po' della mia indole, insomma, da cittadino. Quel che penso è che nelle competizioni sportive a squadre lo spogliatoio al suo interno può anche vivere dialettiche interne, e se queste dialettiche sono condotte in un certo modo sono costruttive, sono, dicevo poc'anzi, una risorsa, una virtù, per l'appunto, a condizione che queste dialettiche siano virtuose e non divengano polemiche nel senso etimologico del termine, più o meno sgridate. Altrimenti la squadra corre il rischio di sfaldarsi, e in una competizione sportiva a squadre, se una delle squadre si sfalda, è chiaro che fa il gioco dell'altra squadra. Se poi per caso l'altra squadra non conosce nulla di regole di fair play, il discorso diventa ancora più antipatico e ancora più ingestibile, insomma. Quanto alla parabola, dunque, della pratica della leale collaborazione, questa davvero si nutre nel quotidiano di contesti virtuosamente dialettici. Sto pesando le parole, contesti virtuosamente dialettici, per l'appunto. Costantino Visconti, e ho proprio chiuso, all'inizio della sua relazione, mi sono con lui complimentato subito per questo, faceva quelle sottolineature cui poc'anzi facevo, citandolo, riferimento, per un'antimafia plurale, pluralista, condivisa, in cui nessuno ha la parola risolutiva, la prima e l'ultima, per un'antimafia non monocraticamente autoritaria, ma pluralisticamente autorevole, ci diceva. C'è un pensiero
di Norberto Bobbio, che riguarda in termini diretti la teoria dell'argomentazione, che in realtà è normalmente estesa alla pratica dell'argomentazione e che noi, se mi è consentito, potremmo declinare o modulare in chiave di pratica della leale collaborazione. Questo pensiero potremmo allora così modularlo, leggerlo in questi termini. La leale collaborazione rifiuta, è Bobbio che scrive, le antitesi troppo nette, mostra che tra le verità assolute proclamate da alcune e le non verità indolentemente praticate per inerzia da altri attori, c'è posto per soluzioni da sottoporsi a continua revisione attraverso la tecnica di addurre ragioni pro e contro. La leale collaborazione sa che quando gli uomini cessano di credere alle buone ragioni, comincia la violenza. Vi ringrazio.